Presidente, allora si riparte. Mi abbasso la mascherina perché siamo a distanza. Allora, si riparte. Devo dire che è un po' come l'emozione della prima volta, perché dopo 80 giorni, 90 giorni, non so nemmeno quanti sono, sinceramente è stata... è una cosa che è mista a tensione e mista a gioia. E posso dirti quello che ho provato oggi. Diciamo che all'inizio ero molto, molto teso, impaurito, come credo sia giusto che sia, per la responsabilità. Però, avendo riletto per l'ennesima volta il nostro protocollo, avendo visto i spazi, avendo visto come i nostri dirigenti si sono tutti adoperati, ognuno al proprio ingresso, ritirato il foglio e fatto tutte queste mille cose che ci siamo messi nella testa, che non eravamo abituati a fare, devo dire che credo che la distanza più ravvicinata sia stata veramente 2,5 metri, 3, al di là del foglio che forse saranno 2 metri. Poi pian pianino è prevalso la gioia, perché i ragazzi stessi, comunque anche i più piccoli, sono entrati con una consapevolezza e con una serietà che mai l'avevo visti. Di norma a quest'età si tende a fare scherzi e burlonerie, no? Come dire. E invece sono entrati con una serietà estrema. Ognuno ha seguito tutte le norme, anche il semplice gel nelle mani, le procedure d'ingresso. Vederli poi quando sono usciti, specialmente il primo turno, e vedere gli occhi di questi ragazzi stanchi, morti, perché un'ora di individuale, un'ora e mezzo di individuale è tanta roba, vederli così comunque felici di aver fatto questa sudata, penso che sinceramente mi ha ripagato molto, molto. Ecco. Vogliamo ricordare che voi avete stilato un protocollo che poi avete inviato alla prefettura e poi insomma ovviamente in quattro mani, insomma, con un medico dello sport. Quali sono, diciamo, le scelte che avete fatto? Intanto partiamo dai metri quadri. Beh, la fortuna ha voluto ovviamente che noi abbiamo dei campi molto grandi. Allora, questo campo che vediamo adesso è 800 metri quadrati di superficie di parquet, e tecnicamente se ne poteva mettere tanti di più dei ragazzi, però siccome già l'individuale, insomma, è difficile anche insegnarlo, quindi a una certa distanza dobbiamo ascoltare, quindi abbiamo pensato di inserire solamente, come vedete, 6 ragazzi. Ogni ragazzo ha 10 metri per 11 metri e mezzo di spazio, quindi è impossibile che venga a toccarsi con un altro. Abbiamo anche calcolato che se la palla schizza in un altro campo, l'altro giocatore si sposta e quello va a riprendersi la propria palla, cioè proprio siamo al massimo della precisione. Nell'altro campo invece, quello esterno, ci sono solamente 2 giocatori in un campo che è 600 metri quadri, insomma, quindi voglio dire, anche lì potevamo stringere, però meglio così. E in più in esterna, proprio all'aperto, ci sono 4 postazioni per fare l'attività fisica, quindi la famosa preparazione atletica. Ogni campo è seguito da 1 o 2 allenatori, in questo caso qua 2, ma della parte di là 1, che segue i ragazzi con un programma tecnico specifico stilato proprio da Umberto Vezzosi.